alla scoperta dei candidati al Consiglio regionale pugliese. Siamo con l'avvocato Giandomenico Pilolli, candidato con Fratelli d'Italia, a sostegno ovviamente del candidato presidente Raffaele Fitto. E allora Pilolli, i motivi di questa sua candidatura, quindi perché vorrebbe arrivare al seggio regionale per rappresentare quali problematiche del territorio, e poi parliamo anche di Fratelli d'Italia. Lei è il coordinatore, il segretario provinciale, componente della direzione nazionale, uno dei fondatori appunto di Fratelli d'Italia. Allora, quando nacque il soggetto, lei era uno dei 99 o 100 che diedero vita a questa creatura. Sì, di fatto siamo quelli che ci abbiamo creduto dall'inizio, per cui oggi siamo qui a registrare un'attenzione particolare nei confronti del nostro partito, e questo gratifica chi ci ha creduto dall'inizio. Ovviamente abbiamo ben accolto tutti coloro i quali hanno aderito al nostro partito, e oggi registriamo davvero una composizione numericamente importante, e credo che in Puglia faremo un ottimo risultato, e lo faremo anche in provincia di Taranto, dove la mia candidatura, come tu hai sottolineato, nasce da una formazione politica datata. Ovviamente io credo che la competenza sia necessaria in questo momento, nel quale abbiamo visto che governare senza aver avuto la possibilità di conoscere il proprio territorio, le peculiarità e le necessità soprattutto, hanno fatto purtroppo compiere delle scelte scellerate che stiamo pagando a tutti i livelli. Ecco, quali problematiche, almeno le principali, intenderebbe portare sul tavolo regionale se eletto? Ovviamente io sono un amministratore datato, gestisco la cosa pubblica sin dagli anni 90, per cui credo che, così come negli enti pubblici, soprattutto nell'ente regione, la prima operazione sia quella di snellire la macchina amministrativa. Occorre compiere questo atto in fretta, e proprio per questo con Raffaele Fitto abbiamo posto al primo punto del nostro programma proprio lo snellimento della macchina burocratica amministrativa regionale, e questo deve essere necessariamente il primo passo per poi evitare delle distorsioni che abbiamo vissuto in questi 15 anni di gestione di sinistra. Negli ultimi 5 addirittura siamo riusciti a perdere anche importanti finanziamenti regionali che erano già entrati nel bilancio della nostra regione, mi riferisco ai PSR, in un settore come quello dell'agricoltura, verso il quale io sto dedicando particolare attenzione in questa campagna elettorale.